mai senza le mie radici, quindi mai senza tornare comunque spesso a casa, salutare i miei genitori, i miei amici di una vita, quelli che c'erano prima e mi auguro ci saranno sempre, mai senza i miei animali e mai senza in generale animali nella vita, perché 100 volte meglio con, e mai senza musica, vabbè, questa è scontata. Il cielo questa notte un Van Gogh, lui sembra un avocado toast, una sparata. È appena uscito il tuo nuovo singolo Avocado Toast, volevamo sapere la tua ricetta per un avocado toast. Vabbè, la ricetta, guarda, se vuoi ti dico la mia, in realtà ognuno lo fa un po' come diavolo vuole ed è un po' questo il bello. La canzone è una metafora un po' folle, un po' ironica sicuramente di un'estate raccontata da un punto di vista un po' insolito, che invece di essere quello della festa e del viaggio, che sono sacrosanti, questa volta ho fatto un esperimento, ho provato a raccontare quei momenti che ci sono nella vita, secondo me, di tutti, ma che vengono un po' così messi in ombra, che sono i momenti di tranquillità, quando sei in casa e hai la possibilità di fare niente, che è un gran lusso ogni tanto. Nella tua carriera hai già duettato con tantissimi, da Venditti a Grignani a Benji e Fede. Con chi ti piacerebbe duettare in futuro? Guarda, a me piacerebbe fare tantissimi duetti in realtà, perché guarda, l'incontro con l'universo di un altro artista, di altri artisti, ti aggiunge sempre tantissimo, anche quando non te lo aspetteresti mai più. Dà sempre luogo a cose inaspettate e bellissime. Poi a giro dico nomi diversi, perché ci sono talmente tanti artisti con cui mi piacerebbe lavorare. Ti dico una mia amica con cui non sono ancora riuscita a fare niente, ma che prima o poi vorrei tantissimo coinvolgere, magari ce la faremo una volta, che è Alessandra Amoroso. A proposito di amici, sei passata da allieva a coach, com'è stato passare dall'altra parte? Ma guarda, io sono stata fortunata, nel senso che ho fatto un'esperienza un po' diversa in un anno in cui c'era un ruolo che era un po' intermedio. Ero un po' una tutor, no? Quindi stavo vicino ai ragazzi e cercavo più che altro di spronarli e tirare fuori il meglio di loro, dando qualche consiglio, chiaramente avendo fatto io quel percorso prima. E quindi è stato bellissimo, mi è piaciuto molto. In realtà ho ancora imparato cose io, sostanzialmente. Va sempre a finire così. Volevo chiederti, c'è ancora un po' il pregiudizio che le materie scientifiche non siano una cosa da ragazze? Tu sei laureata in fisica, hai condotto un programma a tema scientifico, cosa puoi dirci per come dire, sfatare questo pregiudizio un po' vecchiotto? Guarda, sono pienamente d'accordo e lo trovo davvero solamente un pregiudizio e fa parte ancora un po' di un retaggio che pian piano mi auguro vada svanendo, ma non è la verità, cioè basta guardare che la direttrice del CERN è una donna, ad esempio, quindi voglio dire, di eccellenze in campo scientifico ce ne sono, il fatto è che ci sono meno donne. E io sono un ottimista, spero che col tempo tutte le cose vadano un po', come dire, in pari. Anche noi siamo ottimisti. Si chiama